Operazione dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno e della tenenza di Sala Consilina, che nell'ambito dell'attività contrasto dei traffici illeciti di prodotti petroliferi hanno sequestrato un'autocisterna contenente 32.000 litri di gasolio sull'autostrada A2 presso l'area di servizio di Sala Consilina Ovest, condotta da un cinquantenne palermitano. Nel corso del controllo della motrice e del relativo rimorchio, nell'esaminare i documenti in possesso del conducente, i finanzieri hanno intuito che ci potessero essere dei dubbi sulla regolarità del trasporto, dubbi confermati dal controllo eseguito nel dichiarato deposito fiscale e dall'esame visivo e olfattivo del prodotto energetico trasportato, effettuato subito dai finanzieri. Il controllo ha infatti subito permesso di capire agli uomini della Guardia di Finanza che il prodotto trasportato era gasolio e non olio lubrificante, come falsamente indicato nei documenti di accompagnamento esibiti. Un'irregolarità molto grave, in quanto l'olio lubrificante è sottoposto ad una tassazione inferiore rispetto al gasolio e pertanto è stato contestato al conducente di trasportare prodotti energetici fraudolentemente sottratti al pagamento delle accise. In considerazione delle violazioni fiscali e penali riscontrate, i finanzieri hanno sequestrato l'autocisterna ed il gasolio contenuto e denunciato il conducente per contrabbando.